Ed ora è il momento della nostra consueta finestra all'interno del TG6 e parliamo di una opportunità concessa dal decreto rilancio firmato dal governo Conte, la possibilità di ristrutturare le abitazioni attraverso dei super incentivi. Ci sono però degli interrogativi, cerchiamo di chiarirli e allora andiamo a Pescara da Paolo Renzetti. Paolo. Grazie Andrea, buon pomeriggio da Pescara, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Io ringrazio l'ingegner Marco Pasqualini, presidente della Federazione Regionale degli Ingegneri, per parlare di questo argomento che è molto caldo, se mi consente il termine. In questo periodo parliamo di ristrutturazione di abitazioni civili, di questo bonus del 110%, dunque parliamo di efficientamento energetico delle abitazioni e anche del miglioramento delle prescrizioni sismiche. Ingegneri, vogliamo spiegare di cosa si tratta? Sì, dunque, da anni che si parla di incentivi alle abitazioni, alle ristrutturazioni. Noi siamo abituati, perché questa legge è molto importante, questo decreto legge che deve essere convertito, il decreto 34-2020 dovrà essere convertito entro più o meno a metà di luglio. È molto importante perché è arrivato a delle percentuali di credito d'imposta che non abbiamo mai visto. Parliamo del 110% sia per il miglioramento energetico dei fabbricati, sia per il miglioramento strutturale, il miglioramento sismico. È una legge che permetterà, una volta che questo decreto sarà convertito in legge, che usciranno i decreti attuativi, i regolamenti che devono specificare alcune cose, di portare, andare in credito d'imposta al 110%, sia per l'efficientamento energetico, sia per il miglioramento strutturale. Teniamo presente che il nostro patrimonio edilizio è abbastanza vecchio. Noi abbiamo città che si sono sviluppate fondamentalmente negli anni 60, boom economico, negli anni 70, quindi abbiamo condomini che hanno 50, 60 anni, anche 70 anni, e quindi è un tema molto importante. Bisogna tendere a questa rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. Quali sono, ingegnere, gli interventi obbligatori previsti per accedere a questi bonus? Sì, la legge prevede degli interventi master che devono essere fatti necessariamente e a cui possono essere poi collegati altri interventi per poter accedere a questo super bonus del 110%, cioè questo credito d'imposta del 110%. Gli interventi master per i condomini sono l'isolamento delle pareti esterne, diciamo, anche gli orizzontamenti, ma diciamo la posa del cappotto, quello che noi diciamo in genere il cappotto. La posa del cappotto è un intervento master. Se ad un condominio facciamo questo tipo di intervento, possiamo poi aggiungere anche altri interventi che vanno pure al 110%, tipo per esempio la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle caldaie, la posa del fotovoltaico. Quindi questo è un intervento fondamentale, oppure la sostituzione delle caldaie esistenti con impianti centralizzati. Questi sono i due interventi master per i condomini. Per gli edifici unifamiliari invece c'è un intervento master, che è quello della sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti a pompe di calore. Se uno fa uno di questi interventi, poi appunto, come dicevo, può inserire altri interventi che vanno tutti al 110%. Da sola la sostituzione degli infissi non va al 110%. C'è anche, immagino, un iter procedurale che bisogna seguire per poter poi richiedere e beneficiare di questi bonus. Sì, l'iter è abbastanza serio. Per questo noi diciamo ancora c'è bisogno di cautela nel proporre questi interventi. Il decreto dovrà essere trasformato in legge, convertito in legge entro la metà di luglio, e poi devono uscire dei decreti attuativi, devono uscire dei regolamenti, perché bisogna certificare che il fabbricato faccia due salti di categoria, quindi di miglioramento energetico, miglioramento sismico, due salti di categoria per poter accedere. Per fare questo bisognerà
fare un calcolo sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista energetico, e non è obbligatorio farli obbligatoriamente tutti e due. Uno può usufruire solo del super bonus energetico, solo del super bonus strutturale, sismico. E per fare questo quindi bisognerà vedere la situazione attuale, fare i calcoli dell'edificio così come attualmente, e poi fare il calcolo con i lavori di miglioramento che uno intende apportare, e vedere se fai due salti di categoria. Poi ci saranno delle asseverazioni, poi ci sarà un visto che dovrà essere fatto dai commercialisti, e tutto questo poi si dovrà portare alla banca, che dovrà accettare tutta questa procedura per poter erogare il credito d'imposta, se il condominio, come succederà nella maggior parte dei casi, vorrà cedere questo credito d'imposta. Lo ha accennato appena adesso, ovviamente il vostro ruolo è un ruolo importante, quello dei professionisti, per quanto riguarda la validazione, bisogna asseverare questi progetti, ci sono delle responsabilità, e dunque come funziona la validazione? La validazione deve, intanto bisogna fare un rilievo molto preciso di quello che esiste, perché dobbiamo certificare che attualmente quell'infisso, quella muratura abbia una certa prestazione energetica, e poi fare il progetto energetico di quello che sarà dopo, quello che bisognerà inserire per poter fare i due salti di categoria, e quindi il computo metrico, cioè il costo reale di quello che dovrà essere sostenuto per fare questi due salti di categoria. Poi noi dovremmo farci tutti quanti obbligatoriamente, ma già siamo obbligati per questo, chiunque fa la libera professione è obbligato a questo, dovremmo farci delle polis, ma si deve ancora capire se le polis saranno polis globali, annuali, quelle che abbiamo già, o dovremmo fare polis riferite ad ogni intervento. E questo Si saprà appena usciranno i decreti attuativi e i regolamenti dei vari ministeri e dell'Agenzia delle Entrate, che stiamo aspettando per poter partire immediatamente con queste operazioni. Ingegnere, prima di salutarci, ovviamente la ringrazio già da ora per la sua disponibilità. Si parla di super incentivi, ma questi super incentivi sono cumulabili tra loro con altri sgravi? E poi anche un'altra domanda che molti cittadini si fanno. Anche con una semplice ristrutturazione, una ristrutturazione normale, se così possiamo dire, c'è una detrazione che arriva al 50%? Con le agevolazioni che ci sono oggi continuano ad esserci. Non possono essere cumulate tutte con lo stesso intervento super bonus, cioè il super bonus riguarda certi interventi. Nell'ambito di questi interventi, se uno vuole aumentare il numero di interventi perché vuole anche fare delle ristrutturazioni dell'edificio, dell'appartamento, che vanno fuori da queste soggette al superbonus del 110%, le potrà fare, ma con altre agevolazioni che non sono quelle del 110%, ma sarà il 50%, il 65%, così come ci sono già attualmente. L'ultimissima, quanto secondo lei bisognerà ancora attendere per avere maggiore informazioni, maggiore chiarezza, diciamo, su quello di cui abbiamo parlato in questo momento? Allora, già dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 si possono presentare tutto quello che verrà speso, che verrà fatto ai sensi di questa legge, di questo decreto, di questa legge che sarà convertita, potrà andare col superbonus. Però dobbiamo aspettare appunto i regolamenti, i decreti attuativi, la conversione in legge. Noi speriamo che entro agosto più o meno si possa avere chiarezza totale. Chiaramente bisognerà avere chiarezza totale per poter partire, perché è un intervento favorevole, molto favorevole, perché i condomini e le persone potranno fare tanti interventi senza dover cacciare una lira. Questo è quello che noi auspichiamo, ma in ogni caso si deve fare con molta cautela, con tutti i criteri, anche perché alla fine si fermerebbe, se no, davanti alle banche che non erogherebbero i soldi, oppure ci sarebbero contenziosi nei prossimi anni. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere cauti, e dobbiamo aspettare che tutto venga fatto in maniera chiara. Grazie all'ingegnere Marco Pasqualini, presidente della Federazione Regionale degli Ingegneri. Abbiamo parlato oggi di un argomento davvero molto importante, ne sapremo di più anche nelle prossime settimane. Da Pescara è tutto, in linea a te Andrea.